Siamo a Dorlini, 48 ore fa circa la sconfitta contro il Grosseto, ma probabilmente è stata la brutta prestazione che ha fatto ancora più male. Sì, una domenica a mio avviso da dimenticare, al più presto possibile per ripartire come gruppo, come collettivo, tutti insieme, compattarci e andare avanti, perché siamo ancora all'inizio, siamo ancora in tempo per fare tutto e bene. E purtroppo stiamo attraversando, veniamo da un mese un po' particolare, difficile, dove non riusciamo a esprimerci, dove non riusciamo a, insomma, a fare quello che vorremmo, e quindi bisogna dimenticare, accantonare subito e ripartire bene, perché c'è ancora tanto tempo per fare tutto. Secondo te come mai una squadra come la vostra, con elementi importanti, con giocatori esperti, dopo, come dicevi giustamente, un mese difficile, ha sbagliato la prestazione? Ma ci sono tante componenti, non bisogna trovare alibi. Abbiamo fatto una brutta partita, io in primis, mi assumo le mie responsabilità, però, come ho detto prima, l'unica soluzione è ricompattarsi tutti insieme, mister, squadra, tutti quanti, e ripartire. Purtroppo non siamo riusciti e non riusciamo, soprattutto in questo periodo, a esprimere le nostre potenzialità. Sono convinto che lo faremo e riusciremo a toglierci delle soddisfazioni, perché io vedo tutti i giorni come ci alleniamo dall'inizio, non solo da un mese, e quindi secondo me riusciremo a toglierci delle soddisfazioni. Bisogna solo avere un po' più di pazienza forse, e vedrete che più avanti riusciremo a toglierci delle soddisfazioni. Qualcuno dice che il problema, forse soprattutto mentale, addirittura potrebbe incidere ancora la questione relativa del ripescaggio, che magari ha illuso di poter raggiungere subito la Serie B. Pensi che anche questa componente possa aver influito? Ma non credo, ci sono solo, secondo me, altri alibi che uno può trovare per cercare di giustificare la prestazione o questo periodo negativo. Penso che siamo un gruppo sano, forte, che deve ritrovarsi e ritrovare le motivazioni giuste e il carattere giusto che noi abbiamo, e cercare di tirarlo fuori soprattutto in campo. E basta, non ci sono alibi, quindi, come detto prima, lavorare e continuare a cercare di tirar fuori il meglio da ognuno di noi. A livello personale, forse avresti pensato anche di giocare un pochino di più nelle prime 8 partite, appena 40 minuti con 3 presenze da subentrato e la prima da titolare domenica contro il Grosseto. Sì, la prima purtroppo e per fortuna da titolare, perché la prestazione è stata quello che è, e mi dispiace soprattutto non essere riuscito a esprimere al 100% quello che io voglio e posso dare ai miei compagni, al mister, alla squadra. Però, ripeto, sono un lavoratore come tutti i miei compagni, io li vedo in settimana, e non siamo questi, noi siamo un gruppo forte e affiatato, e quindi sono convinto, metterei la mano sul fuoco, che i risultati arriveranno. C'è molta concorrenza in una squadra costruita per vincere, è anche normale che sia così. Basti pensare che ad esempio in mezzo al campo, tra gli altri, ci siete te, Morrone, Iori, Misurata, per citare i 4 che hanno giocato, sono stati in campo domenica scorsa. Come hai vissuto queste settimane nelle quali hai trovato un pochino meno spazio? Ma l'ho vissuta sempre, sono abituato, insomma, nella mia carriera a vivere questi momenti, e l'ho vissuta sempre nella stessa maniera, cioè allenandomi, cercando di far capire, di dimostrare che merito di giocare, e rimanendo sempre sul pezzo, come bisogna fare dal primo all'ultimo, sia chi gioca che non gioca. Poi il mister fa le scelte e uno, quando va in campo, deve dare sempre il 100%. Purtroppo ora, a livello generale, magari non riusciamo a esprimerci al 100%, però, ripeto, siamo ancora in tempo per fare tutto, e il gruppo c'è, e quindi bisogna stare solo coi piedi per terra soprattutto, e essere anche, tra virgolette, incazzati nella maniera giusta per riuscire a tirar fuori qualcosa di più uno per uno. Magari il 100 adesso non basta, bisogna tirare fuori il 110. Domenica Piero Raglia, il nostro allenatore, aveva annunciato un confronto tra le mura dello spogliatoio nella giornata di ieri. C'è stato, ovviamente cosa vi siete detti lo sapete voi, però insomma è stato un confronto positivo per ripartire. Beh, il confronto deve essere positivo, in
qualsiasi modo venga fatto deve essere un confronto positivo. Siamo chiariti, siamo guardati negli occhi e tutto qua, adesso pensiamo a lavorare e basta. Sabato una partita contro una squadra in forma, dopo il cambio di allenatore, 7 punti in 3 partite, però insomma al di là di chi incontrerete in futuro, a cominciare da sabato soprattutto, la reazione dovrà arrivare da voi, poi chiaramente sarà importante anche tornare alla vittoria. Beh, la vittoria è sicuramente vincere, come diciamo sempre, aiuta a vincere, quindi al di là della prestazione, però in questo campionato ogni partita ha una storia a sé e nessuna squadra è scontata, l'hanno dimostrato i fatti, quindi come ho detto prima, sempre le solite parole, bisogna ricompattarsi, andare là e cercare di fare squadra e soprattutto portare il risultato. Grazie. Poi dopo